Ciao ragazzi, benvenuti sul canale Board Games e Dintorni. Mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi e lasciate un like se il video vi è piaciuto. Allora, oggi porto un video, un approfondimento, chiamiamolo una disquisizione un po' sul mondo dei KS. Ne avevo fatto già uno tempo addietro dove portavo delle mie perplessità su questo mondo e oggi, visto gli ultimi accadimenti, ho avuto la conferma, per quanto mi riguarda, la conferma che la strada che stavo delineando non era poi così sbagliata. Allora, questo video, tra l'altro, mi è stato anche ispirato da una carissima amica che segue il canale e quindi grazie anche a lei per avermi dato l'ispirazione. Detto questo, allora, cosa sta succedendo nel mondo dei KS? Adesso vedremo anche qualche esempio concreto. Però allora ve ne sarete accorti che c'è qualcosa che non sta andando. Il mondo dei KS prima o poi è destinato a saltare un po', per come lo abbiamo visto fino adesso. Tutti vogliono fare progetti milionari, tutti fanno una gara a in quanti secondi, quanti minuti impiegano a superare il gol previsto. Scusate le campane dietro. È diventata una gara a chi tira su più soldi. Ci sono stati dei progetti milionari in passato, anche di prodotti buoni, per carità, non dico di no, e questa cosa però ha iniziato a ripetersi un po' troppo e a ingolosire tutte le compagnie che si sono buttate sul KS. E devo dire, io stesso, se dovessi produrre un gioco e dovessi finire su KS, non mi accontenterei di tirare su 2, 3, 100, 400 mila dollari, euro, quello che sono. Mirerei a cifre ben più alte, superiori al milione, quello che stanno facendo tutti. Uno degli aspetti che più mi puzzava a me era il prezzo dei KS, praticamente standardizzato quasi. Allora, mentre in passato si vedevano prezzi tra i più disparati, alcuni anche molto buoni, con 100 dollari, 100 euro potevi portarti a casa un sacco di roba. Un esempio famosissimo, Titan Grail, la prima campagna, io la pregiai con un'ottantina di euro. Non aggiunsi praticamente nulla tranne il personaggio aggiuntivo, il Niam. Quando poi mi sono arrivate anche le altre cose che c'erano negli stretch goals, mi sono arrivate con un sacco di ritardo, quello che volete, ma effettivamente lì il contenuto è stato triplicato. Adesso che vi è arrivato anche a voi il KS in italiano, tutto quanto quello che avevate pregiato, avete visto quanta roba vi è arrivata, anche solo per chi ha pregiato, che ha fatto il pledge quello base. C'è un gatto che mi sta mangiando la poltrona dietro. C'erano KS di quel tipo, convenivano parecchio. A un certo punto i prezzi hanno iniziato ad assestarsi per prodotti, cioè se uno voleva su KS prodotto bene o male completo, prezzi non inferiori ai 250 euro o dollari. Hanno iniziato ad assestarsi su quella fascia lì, tendenti al rialzo. Adesso i KS che vedete che ci sono in giro, se volete prendere tutto o quasi, arriviamo abbondantemente sopra i 300 euro, 3, 4, 500 euro. E non è finita qui, perché poi il discorso che fa scaturire un po' tutto questo, quello che fa che innesca anche un po' il video, è quello che poi è successo dopo questo rialzo dei prezzi, ovvero spese di spedizione e le tasse. Mentre una volta, quando l'Inghilterra era dentro l'euro, si vedeva poco questa cosa, se non sui prodotti che arrivavano dall'America, adesso le VAT aggiuntive si vedono sempre più spesso, iniziano a diventare rarissimi i progetti dove non ci sono VAT in aggiunta. Ce ne sono di progetti tali, ma non sono come non sono come era una volta quando ho iniziato a fare KS, dove la maggior parte dei progetti aveva praticamente tutto incluso, con spese di spedizione sostenibili. Adesso siamo arrivati a dei livelli in cui le spese di spedizione a volte sono devastanti, cioè sono veramente alte. Ora, ovviamente bisogna contestualizzare sempre il tutto. Usciamo, non è detto che siamo ancora usciti, però siamo in una situazione mondiale che è un disastro. C'è stata la pandemia, un disastro. Le materie prime sono aumentate, un disastro. Allora, secondo me, lasciando perdere magari che qualche società ci marcia, anche se le cose fossero state normali, è ovvio che si arrivava a un punto qua, per quanto riguarda Kickstarter, critico.
non si, diciamo, non, adesso non riescono più a garantirti un buon prodotto, fartelo pagare un po' meno rispetto al futuro retail e darti in più della roba gratis. Non ce la fanno proprio più, non ci si sta dentro più neanche con i tempi di produzione, sono veramente troppo dilatati. Quando si produce qualcosa, se il tempo di produzione è troppo dilatato, il prezzo di quella cosa sale, cioè è una legge fisica proprio della produzione, quantomeno così dovrebbe essere di solito. Tutto viene prodotto, lo sappiamo, in Cina. I tempi di spedizione sono lunghissimi. Un container può impiegarci 2 o 3 mesi ad arrivare qua con la nave, poi ora che viene scaricato e tutto quanto. Là hanno le loro tempistiche, hanno il loro capodanno, tutte queste cose qui. Abbiamo veramente dei tempi dilatatissimi. Lo stato attuale dei fatti è che abbiamo i KS che sotto i 2 anni non arriva praticamente nulla, sono rarissimi quelli che riescono ad arrivare in tempo. Ecco, uno di questi casi rari è stato Barsun, che addirittura ha anticipato 2 mesi, ma è una mosca bianca. Normalmente adesso, realisticamente parlando, con la situazione mondiale che abbiamo, bisogna aggiungere un anno a tutte le tempistiche, quantomeno un anno a tutte le tempistiche che andiamo a leggere, che ci propinano chi ci vuol vendere il suo prodotto. Realisticamente è così. Io ne ho una decina di KS in arrivo e dovevano essere arrivati già dalla fine dell'anno scorso, tutti rimandati, minimo 6 mesi, ma secondo me si arriverà all'anno di ritardo proprio tranquillo, tranquillo. I costi lievitati in maniera pazzesca, soprattutto se c'è tanta plastica dentro. La plastica praticamente arriva a costare quasi come l'argento o l'oro. Siamo arrivati a dei valori della plastica che tra poco ci saranno in giro i compro plastica in giro nelle città. Sapete, i compro oro, ecco, ci saranno i compro plastica. Si andrà lì con i secchi di plastica a vendergliela al grammo, perché la plastica è diventata carissima. Noi siamo sempre più esigenti, vogliamo sempre prodotti più belli, più rifiniti e tutto quanto. I costi sono diventati veramente folli, e poi appunto le compagnie ci vogliono comunque lucrare su, e non poco. Cioè, non si tratta qui di riuscire a farsi vedere finanziando un progetto per stare a galla e poi andare avanti con altri, no, qui si tratta di arricchirsi con un progetto, cioè qui c'è poco da fare. Secondo me vogliono, magari non tutti, ma molti vogliono arricchirsi con il singolo progetto, fare il botto e farcelo in quel modo. Per carità, dal punto di vista loro è anche lecito, non è che dico niente. Sta di fatto che per noi consumatori questa cosa è diventata un disastro, e tutto ciò è stato foraggiato da noi, perché quando la gente si butta su qualunque tipo di progetto che esce, dai soldi, tanti, gli dai in anticipo, un anticipo di 2 anni e tutto quanto, cioè voi capite che iniziano a girare miliardi, e questa cosa ingolosisce veramente tantissime persone. E girano miliardi a fronte del nulla, cioè nel senso che tu paghi un prodotto che forse ti arriverà. Cioè, tra l'altro non sono neanche garantite queste cose. Cioè, non so se lo sapete, ma quando finanziate un progetto KS non è garantito proprio una mazza. Cioè, può capitare che viene giù un meteorite e distrugge la fabbrica in Cina dove ti fanno il prodotto, e quello non arriverà mai, sono cavoli vostri. Cioè, non c'è nulla di garanzia qua dentro. Quindi fondamentalmente si tratta di andare sempre solo sulla fiducia, con cifre sempre sempre più alte. Finché si trattava di pledgeare 80, 90, 100 dollari, ok. Adesso stiamo parlando sempre di robe più grosse. Io quando pensavo di aver toccato praticamente il fondo con Bloodborne, che gli ho dato 300 e passa euro che erano, mi sembrava veramente una cifra folle, poi visti gli ultimi progetti di adesso mi rendo conto che abbiamo sfondato bellamente quella cifra, adesso si arriva a 500-600 euro, perché se sommate i prezzi degli all-in esagerati, ci aggiungete poi le VAT, perché uno lì quando pledgia non ci pensa. Quando poi ti arriva il messaggino dal pledge manager dopo 1 o 2 mesi che ti dice adesso devi buttarci dentro altri 100 euro di VAT e altri 100-150 euro di spedizione, poi una roba che partiva 200-250 di budget arriva a 400 euro, ma tranquillo. A quel punto lì, semmai, una volta si faceva anche business, perché tu compravi magari a volte anche 2 e li rivendevi, ma adesso cosa vuoi rivendere? Cioè, se ti fai un progetto di quelli da 500 euro, cosa pensi di venderlo a 1000 quando ti arriva? Ma chi te lo prende? Con la crisi che c'è, la gente che non ha soldi e tutto il disastro che c'è, no, non è realistico riuscire a lucrarci neanche più sui KS. Cioè, quantomeno, per quanto mi riguarda, ha senso a questo punto aspettare solo prodotti che arrivano, almeno arrivano, si sa come sono fatti. C'è una garanzia che c'è, il prodotto esiste, lo puoi recuperare subito, se riesci a trovarla a dei prezzi umani, e a volte succede, non è impossibile, non è che tutti lucrano, perché a me è capitato un sacco di volte di trovare gente che ha svenduto i propri prodotti, o venduti
alla pari di quanto li aveva pagati su Kickstarter, sui progetti KS, per svariati motivi. Magari non avevano più interesse nel gioco. Dopo 2 o 3 anni capita che uno non gliene frega più niente di quello che aveva preso. Hanno problemi finanziari, vogliono fare un po' di cassa. È uscito un nuovo gioco che li intriga di più e quindi svendono quello. Se si sta attenti, l'affare comunque si riesce a trovare. A volte con un po' di difficoltà, ma se si sta lì attenti, si ha un po' di pazienza, si aspetta, si riesce a trovare. A volte ho visto veramente dei prodotti ottimi svenduti con dei sottocosti allucinanti. Ovviamente quei prodotti lì vanno via in meno di un giorno, dovete essere lì pronti quando c'è quell'offertona lì, pum, si contatta subito e si blocca, perché altrimenti non il giorno dopo già non c'è più. A me un bel po' di cose mi sono scappate, ma per questione di minuti, cioè ero arrivato proprio il minuto dopo. E va bene. Ok, ma andiamo adesso nel merito della questione. Una notizia che mi ha dato una mia carissima, sempre la mia carissima amica di prima, di cui parlavo all'inizio del video, è che Eutia, che adesso qua vediamo, Torment or Resurrection, è scoppiato. Allora, su questo gioco, ma tutto quello che vi dico sono pareri miei personali. Allora, a me non mi ha mai gasato più di tanto questo gioco qua. L'ho ritenuto sopravvalutato, dopo che gli ho dato un'occhiata, ben più di un'occhiata approfondita, troppa carta, troppo ingombrante, troppo vecchio. Un gioco secondo me è nato vecchio e lontano anni luce da quel capolavoro che è Mage Knight, che ha un'eleganza non paragonabile a questo. Perdonatemi a chi gli piace, ma non potete paragonarmi questo a un Mage Knight. No, non ci siamo. E tra l'altro, adesso uscirà, tra poco uscirà sul canale il video di Explore.it, quella serie lì, che secondo me è anni luce avanti e sopra questo qua. Però, ripeto, parere personale, poi giudicherete voi dopo che avrete visto i video. Il fatto è che questo video è scoppiato. E beh, allora, me ne rammarico un po' perché, per carità, a me spiace vedere progetti che nascono e scoppiano. Questo non è il primo che fa una fine di questo tipo. Mi spiace per chi di voi ci credeva, l'ha pleggiato e voleva giocarselo questo prima o poi, quando sarebbe arrivato completo di tutto. Allora, la cosa strana qual è? La cosa strana di questo progetto è che non era un fallimento, cioè non sembrava, ha tirato su 458.000 dollari, 4.286 sostenitori. Non sono pochi questi, non sono affatto pochi. Come mai è scoppiato? Cioè il goal l'aveva ampiamente superato, 95.000 dollari. Allora, a me viene da ridere, io l'avevo detto nell'altro video comunque. Quando vedo questi goal qua di 90.000, 60.000, mi viene da ridere, perché non c'è nessuno che si fa un mazzo tanto per portare questi progetti, perché ci si fa il mazzo a portarli, e si accontenta di quelle cifre. Cioè, se anche lo superi di $1, tu ti accontenti di 95.000 dollari quando ti sei fatto tu e il tuo team, magari 10, 20, 30 persone, un mazzo così, sudore, fatica, non dormire la notte per lavorarci sopra, il fine settimana, per accontentarti delle ore in più. No, non ha senso. Cioè, non hanno senso questi goal qua. Mettete dei goal mezzo milione di euro, 600.000 euro. Mettete quelli realistici. E come dicevo, chi fa questi progetti si aspetta il botto. Loro, secondo me, si aspettavano il botto. Io non so, a ragione o torto, non saprei. Perché, allora, c'è stato, prima di questo KS sembrava che questo gioco lo volessero tutti. È stato molto molto ricercato, era esaurito dappertutto. Sul loro sito è andato esaurito molto rapidamente. Avevano solamente delle espansioncine da vendere, ma ogni tanto andavo a controllare, aveva venduto tutto, quindi aveva avuto un successo, quantomeno sembrava, un successo degno di nota. E secondo me questi qua si aspettavano il botto. Ora, la mia parere personale è che, se un prodotto è valido, è veramente valido, dura nel tempo. Cioè, un prodotto alla Mage Knight è praticamente eterno, cioè sarà sempre bello Mage Knight. Certo, invecchia anche lui, certo, un po' il tempo lo sente, però è un classico. Se un prodotto invece, non vorrei usare brutte parole, però non raggiunge certi livelli, diciamo, si sgonfia alla fine. E secondo me è successo questo. Adesso, io non lo so se mi darete ragione o meno, poi non me ne frega neanche tanto, però chi ha questo Eutia lo capirà, lo vedrà.
vale veramente i soldi che costa, vale veramente i materiali che ha dentro, il gameplay è così irrinunciabile, non so, vedete voi. Allora, stiamo parlando non di un giochino da 100 euro, qui stiamo parlando di un gioco che solo la scatola base stava, mi pare, sui 150, cioè andava in giro nei vari mercatini a 150 euro, con le espansioni lasciamo stare. Questo KS qui, adesso non so esattamente a cosa ci sarebbe arrivati, ma vediamo, l'all-in qui non era proprio una cavolatina. Ecco, ad esempio, no, questo è il multicore, scusate, miniature, niente, leggende, sì, qui si va su dei pledge esagerati. Allora, vediamo se c'è un all-in, ecco, il Tier 2 va a 188 dollari, che tutto sommato non sono neanche tanto. Adesso non so qua dentro se ci sono anche tutte le espansioni. Sta di fatto che probabilmente facendo un paio di calcoli con VAT e spedizioni, questa cifra si traduce facilmente in 300 euro probabilmente. Ecco, gli organizer di cartone secondo me sono una delle cose più brutte che si possono vedere in un gioco, anche perché hanno una durata pari a zero. I metal coin invece sono carini, anche i dati sembravano carini, però per carità io non gli ho messo le mani sopra, non voglio giudicare più di tanto che non mi interessa. Comunque non stiamo parlando di un progettino, cioè qui se uno vuole metterci le mani sopra, qui prendere tutto ci avrebbe speso, secondo me almeno 300 euro ce l'avrebbe buttate qua dentro. Ecco, mi fa strano vedere che non si sono accontentati di quasi mezzo milione di dollari, secondo loro probabilmente era poco. Io non so quanto mancava qua la campagna, perché non è che l'ho seguita tantissimo, probabilmente non mancava molto, immagino. Qua non c'è scritto quanto mancava, no? 5 maggio, a capire quando l'hanno aperta. Vabbè. Però questa cosa, allora, quello dove, appunto dove voglio arrivare, se non ci si capisce, è un brutto segnale. E non è la prima volta che succede. Cioè, se adesso escono fuori progetti del genere, dove la compagnia mira a fare le milionate, e però quando vedono che la cosa si ferma, non decolla, si mandano tutto a catafascio, senza avere rispetto di chi ha pledgiato, è un bruttissimo segnale. Questo sistema dei KS sta diventando solamente un accumulo di ricchezze e basta. Cioè non è così che si fa, perché per rispetto a questi 4.287 sostenitori tu il gioco lo devi produrre, tu hai detto che ti accontentavi di 95.000 dollari, ne hai beccati 458.000, lo devi produrre, glielo fai, non devi interrompere così. Cioè qual è il problema qua? Qua hai praticamente, fai la ristampa di tutto quello che avevi. E quello era. Poi cosa hanno aggiunto? Mi pare che hanno aggiunto qualche espansioncina qua. C'era qualcosa di nuovo, perché sennò non aveva senso. Mi pare che c'era un modulo aggiuntivo. Cioè ci vuole rispetto anche per noi, nei nostri confronti, che siamo coloro che acquistano e che fanno muovere tutto quanto il circo qua. Cioè ci sono quelli che sono pronti a giustificare tutto, no? Ah, poverini, di qua, di là. Ma allora rendiamoci conto che qua non c'è nessuno che fa beneficenza. Qua non c'è nessuno che sta facendo delle cose per il bene dell'umanità. Stiamo parlando di business, puro e semplice. Qua c'è gente che cerca di fare del suo meglio per prendere i vostri soldi. Se quello che fa vi diverte, vi piace, è buona. Gli obiettivi sono entrambi raggiunti. Ma se quello che fa non vi soddisfa, ma loro i soldi li prendono lo stesso, allora non è che gliene freghi più di tanto, ci sono contenti lo stesso, non è che sono spiaciuti per voi che poi non siete contenti perché vi è arrivato un prodotto del cavolo. Non sto parlando di Eutia, ma in generale, questo è un discorso un po' generale. Quindi, questa cosa secondo me è un bruttissimo segnale. Allora, un'altra segnalazione che mi è arrivata riguarda questo qua, Anunnaki. Questo mi pare che sia prodotto da un italiano, Cranio Creation, casa editrice italiana. Allora, anche questo qua è stato ritirato. Qui, allora, più di tanto non posso spendere come parole perché questo prodotto non l'ho neanche guardato di striscio, mi è stato solo segnalato e non lo so per quale motivo sia stato ritirato, però anche qua pare che il KS non stesse andando bene, non fosse successo che si immaginava. Poi andiamo a vedere questo qua, ecco questo. Allora, i giochi della Camon, della Simon, come volete voi, io da un bel po' che ho smesso di considerarli, perché, ma non perché le ritengo non meritevoli, è come loro li impacchettano che mi fa venire i nervi. Cioè sono tutte quelle mega scatole con tonnellate di miniature, più delle volte anche inutili, che non userete mai,
difficilissimi, cioè molto molto scomodi da intavolare, da rimpacchettare, bisogna poi spenderci tantissimo per riuscire a renderli fruibili tutto quanto. E ho, anche di mio ho smesso di finanziare plastica, tonnellate di plastica, quindi ho questa cosa mia, per carità. Però mi rendo conto che a molti giochi della camera facciano un sacco di gola, perché le miniature sono belle, perché magari il tema trattato vi fa impazzire e, per carità, è più che legittima sta cosa. Io l'ultimo che ho pregiato loro è stato quello di Bloodborne, appunto, ma poi mi sono fermato. I due che sono usciti, è uscito il secondo lì di Massive Darkness, quello vi ho già detto un sacco di volte il mio parere, non sto qua a dilungarmi, non è un progetto che assolutamente mi è interessato. Questo qua di Marvel è peggio che andare di notte, perché a me dell'universo Marvel onestamente non me ne frega un tubo, cioè io sì li guardo ogni tanto questi film qua, su molti mi sono addormentato, l'unico che mi piaceva era l'Uomo Ragno come personaggio, ma non sono un esperto, non me ne frega praticamente nulla. Qui quando è uscito questo, due cose mi hanno attirato l'attenzione. Uno, la mega statuona gigantesca, bellissima e completamente inutile di Galactus qua. Anche perché poi, boh, voglio vedere a tenerla questa e a giocarci sul tavolo con una roba qua di mezzo metro. Sinceramente, boh, non so, sempre pareri miei. E il prezzo spropositato che questo progetto stava raggiungendo, cioè il Galactus Pay da 410 dollari. O c'è anche di più, 430, Devora 615 dollari, complimenti, questo cos'è che ti dà? Cioè di base qua si andava a 615 dollari, cioè tutto quanto si andava a 615 dollari, con i quali per carità ti arriva a casa probabilmente una mezza tonnellata di plastica varia e cose varie, no? Quindi a livello di peso al chilo diciamo che probabilmente era anche conveniente. Ma perché parliamo di questo progetto qua? Che tra l'altro ha tirato su 9 milioni di dollari, cioè sono queste le cifre che loro vogliono vedere, 9 milioni di dollari, però quantomeno questi qua hanno messo mezzo milione di obiettivo minimo e qua sono stati onesti, cioè questi sono obiettivi minimi secondo me da indicare fin da subito, non 90.000, 30.000, cioè ben da ridere. Sì, se fai un pledge, un gioco, un KS, un gioco che vende a 50 dollari va bene, che minimo minimo 30, 40, 50 mila, ma se fai un KS che ti arriva ai singoli livelli di pledge anche a 3, 4, 2, 3, 400 dollari, devi mettere cifre di questo tipo, cioè devi essere un attimino, come si dice, cioè, come dire, adesso non mi viene la parola, scusatemi, però ci vuole un minimo di bilanciamento, di equilibrio nelle cifre che ci sono in gioco, no? Quindi hanno tirato su veramente una fracca, 28.000, quasi 29.000 direi, 28.900. Allora, qual è il problema che è scaturito da questo gioco? Che sicuramente conoscerete, che qua le spedizioni hanno raggiunto probabilmente dei livelli stellari che neanche Galactus arrivava a immaginare. E questa cosa qua probabilmente ha fatto girare le scatole a parecchi. Tant'è che mi è giunta voce che moltissimi sostenitori italiani si stanno ritirando da questo progetto o vogliono ritirarsi. Adesso non lo so se vogliono ritirarsi, se riescono a ritirarsi, soprattutto se vengono accettati i rimborsi o rimborsi parziali, sinceramente non saprei. E però, cavolo, ragazzi, come si fa a raggiungere cifre? Ma mi pare che su quelli base, pledge base, si arrivi a 150 dollari fino ad arrivare anche oltre 300 dollari. Poi dipende anche dal paese. Alcuni paesi veramente hanno delle mazzate allucinanti. Questa cosa molti la giustificano e ti arrivano a casa 20-30 scatole, quel che è. Ho capito, ma già è sbagliato, secondo me, produrre dei giochi di 20-30 scatole, perché o dedichi la tua vita a giocare solo a quello, a tenerti in casa solo quello, che è assurdo, perché di qualunque cosa, anche la più bella, poi ti rompi e vuoi cambiare, cioè se no sei veramente così. Quindi già è sbagliata sta cosa delle 30.000 scatole. Però quando tu dici ai tuoi sostenitori ci sono questi prezzi, perché qua mi pare che erano indicati, e poi li raddoppi, li triplichi, e allora lì già non va bene, adesso mi pare che qua sotto c'erano i prezzi, qua ci sono veramente troppe miniature. Io non è che sono neanche amante della zombie side in generale, qui abbiamo veramente troppa roba, però mi pare che qua sotto erano indicati i costi shipping, la 2 way shipping tra l'altro che costa di più perché non farti due spedizioni erano i prezzi folli. Allora, qui parla di 35 dollari in America. Anche qua, beh, qua in Africa, beh, Champagne, in Africa, se siete in Africa e ordinate questo siete fuori di testa, comunque. Vediamo un po'. EU,
Noi siamo Italia. Dove cavolo è? Malta? Sarà questa, nel Most Countries. Allora, qui, sai, delle cifre che tutto sommato sono anche normali. Cioè, al massimo, massimo per la Mega Galactus sono 100 dollari, ma vabbè, lì avete veramente una mezza tonnellata. Però le altre sono abbastanza normali. Allora, mi pare di capire che queste sono triplicate, duplicate, triplicate. E poi ci sono anche le vatte, cioè, qui quindi andiamo a spendere delle cifre veramente esagerate. Io, ecco, quello che non capisco è, com'è che vi siete buttati, cioè, si sono buttati tutte queste persone a bomba su un progetto del genere? Cioè, alla fine il gioco è uno zombicide rischinnato. Cioè, veramente questi supereroi Marvel la tirano così? Non so, cioè, me lo chiedo, domanda mia che, cioè, non me ne capacito. Vabbè, io non mi capaccio di molte cose, tipo quello di andarsi a svenare per una partita di calcio, cose di questo tipo, però, cioè, sinceramente non me ne capaccio di come sia possibile. Poi, per carità, magari sbaglierò io. E io su Dungeon Crawler o giochi fantasy andrei a fare anche di peggio, non è che sono santa, cioè, per carità. Però ecco, su queste cose non me ne capacito. Vabbè, sta di fatto che questo gioco ha avuto un mega successo e adesso sta tirando delle mega randellate. E niente, ragazzi, come concludere? Concludiamo dicendo che, per quanto mi riguarda, come ho ribadito nell'altro video, con i KS. Per ora ho chiuso, cioè non ha senso per me fare ancora queste robe finché quantomeno non rientro nei progetti già finanziati, che sono anche fin troppi per un comune mortale, che cioè una decina già mi sembrano troppi. So che c'è chi ne ha finanziati di più di me, però già i miei mi sembrano veramente troppi. E niente, io guardo solo adesso cose che già ci sono sul mercato, vado a inseguire le occasioni, queste cose qua, ma non sto lì a rodermi per prodotti che mi arriveranno, se va bene, in 2 anni e tutto quanto. Io penso che, bene o male, in questo mondo di KS, si sgonfierà adesso. Cioè, con tutti i disastri che ci sono nel mondo, problemi di materiali, spedizione, tutto quanto, questo sistema, secondo me, non può reggere così. E ci stanno girando sopra veramente troppi soldi. Finirà qua con qualche botto prima o poi che la gente non vedrà ciò per cui ha pagato. Non so, ho il dubbio, prego di no, assolutamente, però non so, ho un sesto senso che mi dice di starci lontano da queste cose. Il problema è che non è facile, perché la verità è che escono sempre prodotti nuovi, ne tirano fuori uno al mese di media e alcuni fanno gola, cioè delle belle idee in giro ci sono, alcuni prodotti veramente sono bellissimi. Ad esempio, parlando di Explorer It, adesso io sono riuscito a procurarmelo tutto grazie anche a iscritti al canale che mi seguono, che me l'hanno procurato, più altri canali miei. Meno male sono riuscito a recuperarlo tutto con dei costi assolutamente, anzi addirittura sotto costo per quanto riguarda, che ringrazio il ragazzo che mi segue, che mi ha fatto un grosso favore. Però Explorer.it il 29 del mese scorso avevano chiuso il KS della nuova espansione, della nuova scatola, e vi dico la verità, mi attirava veramente tanto, ma principalmente perché ti permettevano di recuperare tutte quante le edizioni, diciamo, i giochi di Explorer.it precedenti a dei prezzi veramente buoni, veramente ottimi. Poi anche lì bisognerebbe sempre farci su un calcolo, perché loro te lo davano, che ne so, scatola base che dovrebbe costare sui negozi intorno ai 100 euro, 65 dollari, però poi ci devi calcolare spedizione, VAT, qualcosa magari risparmi, ma non è tanto come quanto pensi quando vedi quel KS lì. Quindi non lo so, però lì il rischio che mi ci sarei buttato a pesce, sì, mi avrebbe frenato il fatto che mi sarebbe arrivato tutto chissà quando. Allora, quello dovrebbe arrivare, quell'esplorer.it dovrebbe arrivare a entro agosto, comunque quindi pochissimi mesi, ma non ci metterei assolutamente le mani sul fuoco. Io sono un po' ansioso. Se so che quel prodotto c'è disponibile in giro, lo prendo dove c'è. Magari spendo 10 euro in più, ma lo prendo. Ce lo voglio ieri, lo voglio ieri, neanche domani, lo voglio ieri. Quindi questa è una cosa mia, però se avete pazienza, e quello l'avrei fatto.
Ce ne sono altri, quando ti esce fuori quelle cose fantasy, quelle cose belle, che farei, sì, lo so, però sto cercando in tutti i modi di limitare questa cosa perché poi non so. Vabbè, non mi voglio dilungare di più su questo argomento, diciamo che quello che volevo dire ve l'ho detto, questo video non serve a fare polemica, ma serve solo a creare, spero, un minimo di... Non neanche di dibattito, perché alla fine ognuno è a casa propria, non è che deve dibattere con qualcuno. Però farvi pensare un attimino, cioè un minimo star lì a far ragionare un po', cercare di creare un minimo di pensieri su quello che è questo mondo di KS. Insomma, riaccendere un attimino le cellule cerebrali, far funzionare un po' il cervello e ragionarci su un attimino. Allora, io penso che pochi progetti forse che arriveranno, che ci sono, su cui magari conviene ancora investire, potrebbero esserci, però pochi pochi. Cioè, stiamo andando veramente verso un punto di non ritorno, secondo me. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto. E per ora mi fermo qua. Grazie a tutti da Borghese Dintorni. Mi raccomando, se siete iscritti, iscrivetevi e lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto. Spengo tutto qua.